Bentrovati amici telespettatori, un altro appuntamento di 19 Live, anche questa volta come abbiamo già fatto altre volte lo dedichiamo ai nostri piccoli amici, agli animali a quattro zampe e non, anche perché vuol dire che noi siamo predisposti per tutti i tipi di animali, anche quelli umani insomma, quindi cerchiamo magari se troviamo qualcuno animale della razza umana noi proviamo a salvarlo. Allora, ben trovati ai nostri esperti, Franco Lannino, presidente dell'associazione DIGA, Rifugio del Gatto, la dottoressa Laura Rotolo, medico veterinario, e il dottor Domenico Fortunato, anch'esso medico fortunato, perché è un medico fortunato, medico veterinario comportamentale con il quale ci stiamo per collegare tra poco. Allora, anche quest'oggi una puntata importante che vogliamo dedicare a questo periodo su linee guida che ci ha dato la dottoressa Rotolo. Ci ha detto guardiamo all'estate perché l'estate è un periodo molto delicato per i nostri piccoli amici naturalmente, allora noi proviamo a darvi quei consigli che servono. Infatti volevo invitare contestualmente i nostri amici telespettatori amanti e non degli animali, magari quelli che non sanno come comportarsi, come fare con gli animali, come organizzarsi, chiamateci allo 091-333-660, o magari se avete anche qualche dubbio, se il vostro piccolo amico sta male, ha qualche patologia, qualcosa di questo tipo, insomma chiamateci perché abbiamo i medici veterinari in diretta che gratuitamente vi daranno consigli e vi aiuteranno naturalmente. Allora, detto questo, partiamo subito con gli argomenti. Quindi estate, il focus lo facciamo sull'estate e la dottoressa Rotolo ci introduce naturalmente a questi argomenti che dobbiamo trattare. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie nuovamente di questo invito che è preziosissimo per noi, perché ci permette di fare appunto dei focus e di attenzionare al pubblico determinati argomenti che spesso sono sconosciuti o totalmente ignorati. Per quanto riguarda l'estate, sicuramente c'è da fare attenzione al classico colpo di calore. Può sembrare banale da dire, ma io lo ripeterò fino proprio alla nausea, fino all'esaurimento, non lasciate mai i cani in macchina, soprattutto in questo periodo, anche per 5 minuti, soprattutto con i finestrini chiusi. Può sembrare una stupidaggine ovviamente dire questa cosa, ma in realtà non lo è, perché lo fanno tantissime persone. E i cani arrivano nelle strutture, in ambulatorio, nelle cliniche con il classico colpo di calore. Cosa succede? Il cane perde spesso conoscenza, può avere addirittura delle crisi convulsive e delle crisi multiorgano, delle insufficienze multiorgano, proprio perché la temperatura corporea raggiunge dei livelli inimmaginabili. Parliamo di 41, 42 e oltre gradi, che non possono essere ovviamente retti bene dall'animale, per cui si creano degli scompensi spesso che esitano nella morte. Ecco. Generalmente il cane arriva con una temperatura molto alta, si parla quindi superiore ai 40 gradi in polipnea, significa che respirano molto velocemente. Ricordiamo sempre che il cane non suda, per cui cerca di termoregolare con la respirazione. La respirazione in questo caso è irregolare, è velocissima, il cane non riesce a termoregolare. Per cui quello che noi possiamo fare è sicuramente andare ad abbassare all'arrivo dal veterinario, quindi durante magari anche il tragitto, la temperatura corporea. La prima cosa che consigliamo è di buttare dell'alcol a livello proprio delle estremità, quindi nelle zampe, nei cuscinetti. Questo serve ad abbassare la temperatura. Alcol, anche... dunque alcol. Alcol, sì, serve a disperdere il calore. Io la prima cosa che avevo pensato da ignorante era il ghiaccio, invece no, l'alcol. Si può anche fare, però in realtà l'alcol è dimostrato che ha un potere di disperdere il calore maggiore, più veloce. Per cui è quello che a noi interessa. Poi sicuramente se non abbiamo l'alcol
bagniamo, quello è logico. Sì. Però sicuramente come primo pronto soccorso possiamo dare appunto, possiamo buttare dell'alcol nelle estremità, nei cuscinetti plantari, è già una cosa. In genere arrivano da noi e li stabilizziamo mettendoli sotto fluidi ad alta velocità e cerchiamo di riportare la temperatura a dei livelli normali. Ovviamente prima che sia troppo tardi, perché come ripeto nuovamente, si può arrivare anche a delle crisi convulsive, coma e morte. Quindi stiamo attenti. Quindi questo è il primo argomento importantissimo, colpi di calore, ma soprattutto, come diceva la dottoressa prima, insomma, state bene attenti a non lasciare i vostri piccoli amici in macchina, non dovete lasciarli assolutamente, soprattutto con i finestrini chiusi, eccetera, eccetera, perché rischiano proprio questa botta di calore che potrebbe incidere sulla loro vita. Allora, passerei velocemente prima del prossimo argomento, ricordando sempre il nostro numero di telefono, lo 091-333-660, per chi ha da fare delle domande sulla salute dei vostri piccoli amici, oppure lanciate un post al 391-117-6872. Franco Lannino, come va il rifugio intanto? Sono arrivati altri gattini? Devi aprire il microfono, Franco, così ti sentiamo. Ecco. Però, Scusate, io no, diligentemente avevo perché tu chiuso. sei diligente, cioè tu sai che quando non parli devi chiudere il microfono. Bravo, Che infatti belle stavi quelle pensando. foto che ti girano dietro, ti sei organizzato, eh? Stai diventando molto televisivo, devo dire. Dei nostri gatti che girano come se fossero delle Polaroid. È Buonasera a vero. tutti, scusate per il microfono, ma io appunto diligentemente lo chiudo per non infastidire col rumore di sottofondo la trasmissione. Sì, devo dire appunto che le cose vanno abbastanza bene, il rifugio dal punto di vista del cat hotel vanno benissimo perché purtroppo per chi non è arrivato in tempo è meglio per noi, devo dire che fino al 19 agosto siamo sold out. Abbiamo fatto Ah, appunto quindi l'albergo, il villaggio, chiamiamolo villaggio, il il Cat's villaggio Village, mitico il Cat's Veriga Village. Cat Village è off limits, nel senso che è occupato per fino al 19 agosto. Se volete, se vogliono appunto i nostri spettatori, qualcuno appunto che non fosse arrivato in tempo a prenotare le camere, possiamo fare comunque il sitteraggio a domicilio. Siamo Sitteraggio a stati domicilio, sitteraggio a spiegaci. domicilio, Ecco, sì. spiegaci come funziona, perché a casa non lo sanno. Come funziona il Sì, sitteraggio? funziona perché appunto facendo una visita di circa tre quarti d'ora, un'ora al giorno a casa vostra a domicilio e noi appunto ci occupiamo del vostro gatto, puliamo la lettiera, diamo lui da mangiare, loro oppure lui da mangiare, ci giochiamo nei limiti del possibile e mandiamo foto e video, dei piccoli video appunto ai padroni Ma che guarda lasciano. che organizzazione meravigliosa, insomma, i nostri telespettatori, ma che volete di più? Ma se mi sento in Svezia quasi con voi, cioè, qua, perché lì funziona tutto. L'unico inconveniente, se così vogliamo chiamarlo, di questo sitteraggio è che ovviamente bisogna fidarsi perché dobbiamo avere chiavi di casa, ma per questo c'è da dire che io personalmente, il presidente del Rifugio del Gatto, e col mio trascorso anche da fotoreporter, da giornalista e quindi molto conosciuto in ambito appunto Ci palermitano, metti la faccia, anche per cui insomma. lo faccio personalmente, cioè vedi, Ah, ho vai cambiato proprio tu a fare il sitter cats. Sì, esattamente, esattamente. Bravo, E con bravo. questo Che bello. Così diamo delle aiutiamo. informazioni anche utili. Funzionasse così anche la sanità italiana, non sarebbe male. Allora, de detto questo, pronto chi è in linea? Pronto, 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 chi è in Pronto? linea? Pronto. Sì, salve, buonasera. Salve, con chi Sono parliamo? Da dove Fabrizio. ci chiama? Sono Fabrizio e chiamo da Palermo. Da Palermo, Fabrizio, prego. Allora, spiego la problematica. Allora, io ho un assi, su dei anassi, di Oh, che 5 meraviglia. anni. I miei cani preferiti, guardi. Ah, Ne ho che avuto uno vecchine. per 14 anni, è stato il mio primo figlio maschio. Poi ho avuto due Sì. femmine, ma due gambe. Il primo l'ho avuto a 4. Noi ce l'abbiamo da 5 anni, Ecco. l'abbiamo preso piccolo piccolo. E giustamente con questo caldo loro ne risentono parecchio. Allora, Anche se, direbbe la dottoressa Rotolo, i Siberian Husky hanno un sottopelo che li ripara anche dal sì, caldo, oltre che dal dal grande freddo, caldo. da tutte e due. Allora, io volevo chiedere ai vostri esperti, il problema è questo, dunque nel mese di dicembre il mio cane aveva una verruca sull'occhio destro Sì. che gli ricopriva quasi del tutto la cornea. E
Praticamente che è successo? L'ho fatto visitare dal medico veterinario di fiducia. Sì. E lui mi ha detto: lo porti che gliela togliamo. Mm. Vabbè, e gli è stata tolta a dicembre. Mm. Poi mi ha detto che sicuramente non ricresceva più perché l'aveva fatto bene il lavoro, vabbè. E io mi sono affidato a lui. Insomma, questa verruca era scomparsa. Sei mesi precisi, nello stesso punto, nello stesso occhio, la verruca ricompare nella stessa posizione di prima. Mm. Va bene. Credo che la dottoressa Rotolo, anche dall'espressione che faceva, ha capito tutto. Quindi adesso le risponde lei. Quindi materialmente poi, dato che dava sto coso, dava sempre fastidio, suppurava, dava pus nero dall'occhio e noi ce l'asciugavamo, poveretto, con la tovaglietta. Mm. Sono ritornato dalla stessa persona e ho detto: ma che dobbiamo fare? Ma qua sicuramente non è stato fatto un buon lavoro. E dice: ora lo facciamo di nuovo, però lo facciamo in profondità. Mm. E io mi sono affidato di nuovo a loro e gli è stato di nuovamente operato. Mm. È stato di nuovamente operato e adesso il cane, che gli è stata tolta completamente, gli hanno dato pure due punti dentro l'occhio, si presenta con una membrana nera, non so, penso che sia la congiunta, è una cosa nera, che gli copre metà dell'occhio, infatti vede male, schiaccia l'occhio, non vede, e l'occhio sembra, e gli lacrima la materia nera, e l'occhio è arretrato rispetto all'altro. Cosa consigliate di fare? Sentiamo il nostro medico veterinario, la dottoressa Rotolo. Buonasera Fabrizio. Allora, buonasera. Sicuramente questo è un campo assolutamente specialistico. Ormai il medico, il veterinario che fa tutto non esiste più, perché ci sono proprio gli specialisti. Io nella mia attività non mi occupo di occhio, però le posso fare una domanda a bruciapelo. Questo cagnolino è stato seguito da un oftalmologo veterinario o semplicemente da un collega non specialista? Perché? No, da un veterinario normale, da un chirurgo veterinario, non era specializzato in occhi. Non era specializzato, dottoressa. Quindi le consiglio di rivolgersi ad uno specialista, proprio che è un professionista, ovviamente un collega veterinario, che fa soltanto occhio. Occhio, a Palermo dove? A questo punto a Palermo ce ne sono tantissimi. Se vuole può lasciare il suo numero di telefono in relazione o si fa lasciare il mio numero di telefono e avrò la premura di dargli qualche contatto. Però qua ci vuole uno specialista, perché probabilmente la cosa non la risolverà diversamente. Sì, perché abbiamo provato, ha dato delle gocce al cortisone per un mese, ma diceva che guariva, ma non è guarito un bel niente. Va bene, soddisfatto? Insomma, sì, resti, sì, tanto grazie, noi abbiamo... lascio il numero. Abbiamo sì, il... No, già ce l'abbiamo già. Perfetto, grazie, filtriamo. Allora aspetto vostre notizie. Grazie. Perfetto, grazie, a dopo. Dottoressa, grazie molto. Grazie a lei, grazie per la segnalazione. Noi abbiamo pure il medico veterinario che è di un'onestà intellettuale incredibile, perché magari quando uno va in televisione è un po' per darsi delle arie, comincia a essere multidisciplinare, invece dice no, guarda, ci sono quelli che sono brava la nostra dottoressa. Allora, prima di continuare, invitando sempre i nostri amici a chiamare allo 091 333 660, vogliamo farvi un regalo per quest'estate, farvi sorridere un po', perché abbiamo raccolto una serie di video divertenti dei nostri piccoli amici, così faccio sorridere anche il Lannino e la nostra dottoressa. Guardatelo perché è veramente molto divertente. Ci vuole. Guardate. We'll be right back.
speriamo di aver portato nelle vostre case un po' di sorriso, insomma, grazie ai nostri. Vi è piaciuto, Franco? Ti è piaciuto questo video? Gattine. Ecco, certo, se guardano questi video poi ripetono, insomma, sono veramente... Ma anche i nostri gatti combinano monellerie. Immagino. Dovrei avere la fortuna di trovarmi al momento giusto a fare il video, insomma. Immagino. Allora, uso antiparassitari, ne parliamo, dottoressa Rotolo? Allora, un problema che affligge i nostri animali pressoché tutto l'anno, perché ormai soprattutto nella nostra città, nella nostra regione, c'è caldo 8 mesi su 12, è appunto la presenza di parassiti, che sono le pulci in primis, le zecche. Allora, una falsa credenza è il fatto che si debbano applicare gli antiparassitari soltanto nei mesi estivi, primavera-estate, soprattutto in estate. In realtà gli antiparassitari vanno messi tutto l'anno, perché con il nostro clima purtroppo sono dei parassiti che sono presenti pressoché tutto l'anno. Peraltro, soprattutto nei mesi più freddi, approfittano delle nostre case calde per riprodursi e infestare non solo i nostri animali domestici, ma anche le nostre case. Per cui ricordiamoci sempre di applicare il prodotto, soprattutto ovviamente in estate. In estate questi parassiti raggiungono il loro massimo livello di proliferazione, per cui abbiamo delle cariche sicuramente più elevate rispetto ai mesi invernali, per cui l'animale non protetto dall'antiparassitario in breve tempo, anche senza uscire da casa, quindi io parlo anche del classico gatto che ovviamente non si va a fare la passeggiata in mezzo alla strada o che non ha accesso al giardino e sta solo dentro casa, anche loro purtroppo possono beccarsi i classici parassiti stagionali, le classiche pulci. Come? Tramite per esempio i nostri vestiti e le nostre scarpe. La città è sporchissima. Quindi siamo noi che glieli portiamo praticamente le pulci. Assolutamente sì. La città è sporca, questo lo vediamo quotidianamente. Andando e passeggiando per le strade è possibile che qualche parassita ci usi come vettore per arrivare nelle nostre case, scendere dalle nostre scarpe, dai nostri vestiti e andare sull'animale che non è trattato dall'antiparassitario. Per cui ovviamente vi consiglio sempre di utilizzare il prodotto specifico. Bene, allora questo però io volevo fare una domanda, insomma, personale, visto che sono sempre a contatto con gli animali. Pulci e zecche, qual è la differenza e qual è il pericolo maggiore? Per esempio per i bambini, se sono attaccabili da questi piccoli insetti, eccetera, eccetera. Allora, sicuramente a livello sanitario il pericolo maggiore per l'uomo è dato dalle zecche. La pulce è difficile che abbandoni l'animale per andare sull'uomo, cosa che può succedere e spesso determina delle punture pruriginose che possono anche esitare in malattie infettive più gravi, ma già è meno frequente rispetto alla pericolosità del morso della zecca. Già la zecca può più facilmente andarsi ad attaccare sulla persona, sul bambino, sì, rispetto alla pulce. Anche nelle classiche passeggiate estive che facciamo in campagna, in montagna, magari se non siamo equipaggiati bene, quindi con il classico pantalone lungo e il calzettone, si può attaccare facilmente e magari ce ne accorgiamo anche a casa. Purtroppo le zecche sono dei parassiti molto subdoli, in quanto una volta rimossi possono dare la malattia infettiva, che in genere è l'erlichiosi, la rickettsiosi, presente sia nel cane che nell'uomo purtroppo, che esordisce dopo un lasso di tempo di una ventina di giorni, determinando febbre alta e problemi alla coagulazione del sangue. Quindi molto spesso quando si va in ospedale non si capisce subito, non si ricollega subito al fatto che quei 20 giorni prima si è avuto il contatto con la zecca e purtroppo spesso si perde del tempo. Questa è una cosa che andrebbe subito riferita e non dimenticata. Se rimuovete una zecca dal vostro corpo, ricordatevi che c'è stato questo episodio, qualora nei giorni a seguire doveste avere un rinnalzamento della temperatura. Cosa si fa in questi casi? Io per esempio me ne sono ritrovato anni fa, insomma, mi sono ritrovato una zecca addosso. Quando allora, ancora per quanto riguarda gli animali domestici, quindi in questo caso nello
con i cani, noi consigliamo di tenerli sotto controllo e in caso o si monitora direttamente lo stadio clinico intorno ai 15-20 giorni dal morso della zecca, anche facendo un emocromo per capire un po' se si sta instaurando un'anemia, un aumento dei bianchi, quindi un'infezione. O direttamente si fa un test per malattie infettive da zecca. Per quanto riguarda l'uomo, generalmente si va in ospedale se c'è un'ipertermia, poi non scendo nel particolare perché ovviamente non è il mio ambito, ma credo che generalmente si disinfetti la parte dopo aver tolto la zecca e poi si vada in ospedale se dovesse esserci un innalzamento della temperatura corporea. Quindi vale sia per l'animale che per l'uomo, insomma, tutte e due le stesse cose. Adesso parleremo anche dei prodotti. Voi lì con il servizio sanitario per i gatti, l'annino, cosa fate? Cioè, come li curate? Le pulci, le zecche, queste cose? Questo è un tema dolente perché la spesa per gli antiparassitari è una delle voci più fondamentali e più, ahimè, pesanti che abbiamo in rifugio. Noi ogni mese facciamo la disinfestazione corporea ai gatti, quindi mettendo le pipette. Fate conto che noi dobbiamo, come dire, dobbiamo distribuirla a 200 gatti. A parte il fatto del costo, bisogna anche averci una buona bravura perché, sai, per inseguire 200 gatti e mettere l'antiparassitario non è uno scherzo. Siamo diventati oramai, come dire, come delle guardie venatorie, cioè È proprio. come voler fare l'iniezione a un adolescente, la In stessa cosa. realtà sì, in realtà sì, e anche a questo proposito noi appunto usiamo proprio le siringhe, ovviamente senza ago, per fare le punture, perché queste pipette che vendono, se tu le usi per come te le vendono, quindi rompendo la plastichina e andando a spremere, il gatto scappa via e non se le fa fare. Allora ci siamo inventati questo sistema della siringa da insulina, senza ago, ovviamente lo dico e lo sottolineo, attenzione anche a casa, perché è molto più comodo, perché tu puoi appoggiarla, quindi bypassando il pelo, perché questa medicina si mette a contatto della pelle e quindi non devi allargare con le dita la pelle, puoi metterla anche perché il gatto già se n'è andato. Noi abbiamo a che fare anche con gatti forastici. In questo caso tu fai una finta iniezione, quindi butti sulla pelle del gatto velocemente l'antiparassitario, anche se lui scappa la medicina fa effetto. E a parte l'antiparassitario proprio ad gattum, lo dico in latino invece di ad personam, lo facciamo anche, facciamo la disinfestazione ambientale una volta al mese, Certo. anche in estate, soprattutto anche più volte al mese, con appunto dei prodotti adatti che vanno a nebulizzarsi sugli alberi, sull'erba, perché noi appunto il rifugio insiste in un grande agrumeto di 2000 metri quadrati e hai voglia di lavoro. È una spesa veramente fortissima. Infatti chiediamo anche aiuto da questo punto di vista, chi volesse donare antiparassitario o denaro per questa appunto missione lo può fare benissimo. O il 5 per 1000 famoso di cui E parliamo anche sempre. attraverso il 5 per 1000, perché no, anche questi soldi vengono usati Dottoressa, per. indicazioni e modalità per questo tipo di cura, no? Prendiamo queste fialette, come diceva l'annino, insomma, le riversiamo dentro una siringa senza ago, ripetiamolo più volte perché magari la mamma dei cretini è sempre incinta, vorrei che facessero. Allora, tanto per cominciare, secondo me va capito qual è il prodotto migliore in relazione ad ogni animale. Quindi non esistono per fortuna sul mercato soltanto le pipette, non perché io non le usi, perché uso proprio quelle per i miei animali, però mi rendo conto che ci sono dei sistemi e dei prodotti anche più agevoli. Per esempio esistono i collarini antiparassitari che hanno durata di mesi. Esistono adesso sul mercato dei nuovi prodotti imbattibili che sono le pillole, quindi se magari abbiamo un gatto forastico a cui però possiamo riuscire a dare per esempio una polpettina di cibo, possiamo andare a mettere nel cibo la pillolina antiparassitaria che avrà la sua azione per quei 30 giorni e poi andrà richiamata. Ci sono anche le pipette da mettere per quanto riguarda il gatto tra le scapole, in modo tale da evitare che il gatto Come girandosi si possa mette leccare il una prodotto, goccina? Si mette una goccina. ma in genere si va appeso, per cui in base al range del peso del gatto che devo trattare, compro il prodotto e lo applico tra le scapole. Si mette proprio là in modo tale che il gatto girandosi non riesca a leccare il prodotto. Ecco. Prodotto che per gatto dovrebbe essere atossico, quindi se viene magari a contatto con le mucose, al massimo darà un po' di scialorrea, un po' di bavetta e nient'altro. Ricordiamoci sempre
continuiamo a utilizzare le pipette per i cani e metterle sui gatti, perché le pipette per i cani, soprattutto quelle a base di deltametrina o permetrina, sono mortali per il gatto. Ecco. E inizialmente avrà vomito, bava, crisi convulsive e, se non adeguatamente trattato, portato in clinica veterinaria, questo può esordire nella morte. Quindi mai, mai utilizzare prodotti per cani a base di deltametrina e dividere questa pipetta, magari per cane dai 20 ai 40 kg, a 5-10 gatti. Non lo fate mai, soprattutto se nelle indicazioni c'è il disegno del gatto sbarrato. Ecco, questi sono consigli utilissimi secondo me, perché poi noi proviamo sempre a fare, insomma, da soli, no? Ci organizziamo. Però questa delle pilloline io la sconoscevo, sapevo soltanto delle pipette, quindi insomma la pillolina con la polpettina non è male, insomma, perché così, perché vengono, fa un effetto di un mese, quindi ogni mese magari per il periodo estivo lo dobbiamo dare? Assolutamente sì. Una volta al mese. Una volta al mese, soprattutto nel periodo estivo. Adesso ci sono anche delle pipette che si fanno una volta ogni 3 mesi. Quindi veramente, se avete delle perplessità, chiedete al vostro veterinario, che in base alle vostre esigenze vi consiglierà il prodotto più opportuno. Va bene, nel frattempo stiamo vedendo delle immagini bellissime che spero che piacciono a casa. Insomma, ci sono veramente dei gatti che fanno delle cose incredibili. Allora, dobbiamo parlare di allerta forasacchi, che io non so cosa sia, quindi lo dico perché la dottoressa me l'ha suggerito, però ne parliamo tra poco, va bene? Vuole dare un'anticipazione, dottoressa? Sono delle piaghe estive. Bene, si fermi qua, le piaghe estive, ne parliamo tra poco perché dobbiamo fare un po' di fatturato e quindi torniamo ancora con Amici a Quattro Zampe, a tra poco. PCS Italia, professionisti nel settore pulizia e sanificazione ambientale. PCS Italia, opere di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, giardinaggio e potature per spazi privati e pubblici. PCS Italia, per informazioni preventivi gratuiti 091 691 1327 o 391 466 98 32 o visita il sito pcsitalia.it. Amici, siamo a Palazzo Leone, un posto meraviglioso dove organizzare le vostre cerimonie, i vostri momenti più importanti. Volete saperne di più? Adesso andiamo a trovare Alessandro. Ciao Alessandro, che posto meraviglioso che hai messo su. Palazzo Leone è anche storico, un posto bellissimo dove organizzare le cerimonie, ma ci devi dire come funziona. Robby, Palazzo Leone è una location storica dove noi da qualche anno già facciamo eventi di ogni genere, matrimoni, comunioni, lauree, anniversari. Noi lavoriamo in una maniera abbastanza certosina, abbiamo uno staff che dà supporto alla nostra clientela dall'inizio fino alla fine dell'evento. Sicuramente i servizi su cui noi puntiamo sono l'alta professionalità del nostro staff, l'alta professionalità dei nostri chef, l'alta qualità degli ingredienti utilizzati per ogni avvenimento. Per noi dare un servizio di alta qualità rappresenta una norma da seguire in maniera ineccepibile. Brother,
Palazzo Leone si trova in pieno centro a Palermo, è un luogo dove poter festeggiare al meglio il proprio evento grazie alla professionalità del nostro staff che saprà suggerire al meglio i nostri clienti per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, per quanto riguarda la scenografia da portare per il proprio evento, cucendo ogni volta un vestito diverso rispetto a quella che è la fantasia, il desiderio di festa che ogni cliente nostro ha nella sua mente. Che meraviglia, avete sentito? A Palazzo Leone c'è la possibilità di organizzare delle grandi cerimonie, tanto che sto pensando, Alessandro, di organizzare il mio terzo matrimonio a Palazzo Leone. Vi aspettiamo. Per la tua pubblicità su Tele One, telefona allo 091 96 11 08. Eccoci rientrati subito dopo il break pubblicitario. Oggi, amici a quattro zampe, stiamo parlando di animali, dei nostri piccoli amici che abbiamo a casa, magari, insomma, proviamo a curare. Grazie all'intervento degli esperti come la dottoressa Laura Rotolo, che è in collegamento con noi, medico veterinario, e con Franco Lannino, che è presidente dell'associazione Diga Rifugio del Gatto, nonché Cats Village. Quindi, insomma, se però è già tutto overbooking fino al 19 agosto, dal 19 agosto, però, se avete programmato le vacanze dal 19 agosto in poi, sappiate che c'è l'albergo per gatti pronto per voi, insomma, e quindi se volete contattateci, vi daremo le informazioni necessarie. Abbiamo qui, insomma, il nostro primo referente, il Mister Lannino. Allora, torniamo alle informazioni utili per quest'estate. Abbiamo già parlato di colpi di calore, bisogna stare molto attenti con i nostri piccoli amici. Abbiamo parlato dell'uso degli antiparassitari, pulci, zecche, eccetera, eccetera. Adesso parliamo dell'allerta forasacchi. Dottoressa Rotolo, ci illumini. Allora, cosa sono i forasacchi? Sono delle spighe di graminace che troviamo praticamente dappertutto, nei cespugli, nei campi, nei montagna, ovunque, praticamente anche al mare. E cosa succede? Spesso questi animali, che sono generalmente i cani, perché sono quelli che maggiormente vanno a passeggio e che annusano il terreno, non fanno altro che accidentalmente, ovviamente, inalare queste spighe che si introducono all'interno della canna nasale, creando spesso dei grossi problemi. Oltre che andare nel naso, possono andarsi a localizzare nelle orecchie, nel canale auricolare, o penetrare in luoghi assolutamente assurdi, entrando proprio a livello della cavità toracica o addominale, determinando proprio una vera e propria situazione da perforazione della parete intestinale, perforazione di organi e così via. Il forasacco riesce anche ad introdursi all'interno dei genitali o all'interno dell'ano, facendosi strada lungo tutto un percorso organico, creando appunto dei problemi anche molto seri. Generalmente gli animali arrivano da noi con questo forasacco localizzato o a livello delle orecchie e ce ne accorgiamo immediatamente, o meglio il proprietario se ne accorge, perché dal momento in cui sta bene l'animale, stiamo passeggiando in montagna o in un prato o comunque dove c'è del verde, e questo animale guaisce e comincia a scuotere vigorosamente la testa, proprio perché ha un corpo estraneo nell'orecchio che non riesce ad eliminare. Razza coinvolta in primis per il forasacco è sicuramente il cocker. Adesso ci sono delle cuffiette che io personalmente non amo molto, ma ne riconosco l'utilità, che permettono al cane di camminare con orecchie tappate, orecchie coperte, senza strofinare quelle loro lunghe orecchie per terra, per andare a prendere questi forasacchi, che poi non fanno altro che fare tutto il tragitto risalendo sulle orecchie ed entrando in cavità auricolare. Quello che noi facciamo è ovviamente andare a sedare l'animale e prendere con una pinza apposita ad estrarre questo corpo estraneo.
che se rimane là può creare delle infezioni, può perforare il timpano, insomma situazioni che non sto qua ad elencarvi, anche spesso molto severe. Ancora più severo è il forasacco, che vedete che viene inalato, perché ovviamente se va bene può andare verso la glottide e venire deglutito, se non va bene può essere inalato ed andare appunto a livello dei bronchi, determinando delle situazioni molto molto gravi. Per cui in questo caso generalmente si chiama un endoscopista e col suo rinoscopio prende il corpo estraneo e lo porta verso l'esterno. Tutto qua, dobbiamo fare attenzione. Ripetiamo quali sono i principali sintomi, cioè da che cosa ce ne accorgiamo noi che c'è questo... Allora, se il forasacco va in cavità, nel canale auricolare, sicuramente l'animale ha fastidio, non fa altro che scuotere la testa ripetutamente e non trova sollievo in nessuna posizione. Se invece il forasacco, come spesso succede, viene inalato, quindi è in cavità nella canna nasale, quello che succede in genere sono degli starnuti ripetitivi e ripetuti, che spesso esitano in starnuti con sangue, proprio perché il corpo estraneo crea dei traumi all'interno appunto del naso, della canna nasale, che poi esitano appunto in questi starnuti striati di sangue. Sicuramente quello che dobbiamo fare è andare dal veterinario. Bene. Altro consiglio utilissimo, però tornerei per un attimo con Franco Lannino, che ci ricorda questo servizio importantissimo, cioè anche se non volete portare magari il vostro piccolo amico in albergo o non ci sono dei posti, perché adesso comincia a diventare complicato, c'è un servizio di cat sitting, giusto? Sitter, cat sitter a domicilio, sì. Cat sitter. In italiano il sitteraggio, in pratica accudiamo i gatti presso il vostro domicilio. Ecco. Tra l'altro è un servizio che costa anche meno di portare i gatti in albergo, perché chi ha 3 gatti, per esempio, risparmia ben 7,50 euro, dato che il servizio costa appunto di 3/4 d'ora, un'oretta di visita a casa vostra, e costa solamente 10 euro. Oltre 3 gatti e fino a 6 costa 15 euro, oltre 6 francamente non ci addentriamo, perché diventa complicato. Dare da mangiare, insomma, e pulire i gatti, insomma, tutte le lettiere. Insomma. A proposito di lettiera, dico, vogliamo dare qualche consiglio particolare, perché i gatti sono degli animali molto puliti, no Franco? Assolutamente. Sono proprio quelli che si lavano in continuazione, si puliscono, vanno a farli nel posto dove devono farlo, non come gli uomini che la fanno dappertutto, insomma. Sono molto più puliti degli uomini. E anche come i cani la fanno dappertutto, e quindi il padrone ha bisogno anche giustamente. Vabbè, i cani la fanno dappertutto, anche perché se il padrone la fa dappertutto, perché se il cane è educato la fa lì dove la deve fare. Insomma, questo è vero. Sì, il gatto è un animale molto pulito, infatti una cosa sottovalutata è spesso appunto proprio la lettiera e il modo di usare le lettiere. Tanto per incominciare, il gatto ha bisogno, come dire, di scavare per fare i propri bisogni, anche perché poi lui li ricopre, perché in natura in maniera molto antica il gatto ha questa reminiscenza di, essendo appunto un piccolo animale, quindi trovarsi anche un animale predato oltre che predatore, e ha bisogno di coprire i suoi appunto escrementi per non far notare la propria presenza. Però questo ricordiamo che è utile che si pulisca questa cosa di qua, perché sennò sì, poi il gatto... Volevo proprio arrivare a questo, e molte persone per esempio mettono pochissima sabbia nella lettiera. La sabbia va usata e bisogna mettere almeno 4-5 centimetri di sabbia, appunto perché il gatto deve avere la possibilità di ricoprire i suoi bisogni. E poi ovviamente la lettiera si deve tenere assolutamente pulita, sia per un fatto igienico, ma anche per una questione proprio per intrinseca al gatto, che se la lettiera è sporca non va volentieri, e in questo caso potrebbe anche farlo dall'altra parte. Ecco, a chi non pulisce la lettiera io direi vi lascerei senza l'acqua del bagno quando andate, esatto, a fare il bagno, come che si riempie tutto di cacca e di cose. Sì, è un po' schifoso dirlo, ma è la stessa cosa. Io vedo la dottoressa che si diverte quando io faccio queste esternazioni, è vero? Moltissimo. Sì. Lo so. Vabbè, meno male, insomma, che almeno possiamo divertirci. Tornando un attimo a quelle che possono essere le indicazioni, non ci stanchiamo naturalmente di farlo, perché credo che sia veramente importante, insomma, per i nostri amici telespettatori. Quest'estate bisogna sicuramente ancora sottolineare quanto diventa importante organizzarsi, perché voglio dire,
fare le vacanze è una cosa utile, insomma, che spetta agli uomini, però non abbandonare gli animali è una cosa ancora più importante, no, dottoressa? Assolutamente sì. Il consiglio che io posso dare, a prescindere ovviamente dal non abbandonare gli animali, è organizzarsi, quindi hai detto correttamente, perché ci sono, oltre a Franco che si occupa egregiamente dei gatti, altre strutture che si occupano per esempio dei cani, così come ci sono i dog sitter, quindi persone che come Franco per i gatti vanno a casa per i cani, facendoli ovviamente uscire. Questo è una cosa a cui possiamo arrivare gradualmente, quindi non pensiamo che se abbiamo per esempio un cane di 10 anni non socializzato correttamente uscirà con il dog sitter che gli presenteremo il giorno prima per tutta la settimana in cui noi siamo in vacanza. Quindi è sicuramente qualcosa a cui dobbiamo abituare l'animale, possibilmente in età giovane. Se scegliamo già una persona che designiamo per la sua cura nei momenti in cui noi siamo fuori casa, che lo possa ospitare o che possa andare a casa, facciamoglielo conoscere. Sicuramente per il cane è un'arma vincente conoscere quella persona da cui andrà o che si occuperà di lui nei giorni in cui la sua famiglia non ci sarà. Per quanto riguarda il gatto è un argomento a parte, come precedentemente parlavamo proprio fuori onda con Franco, il gatto è un animale che sicuramente è attaccato al proprietario, però è anche molto opportunista, il gatto cerca più che altro il comfort, il cibo e tutte queste situazioni che lo rendono comodo, è molto molto abituato alla casa. Ecco, come questo che stiamo vedendo che butta le cose giù lo fa apposta, gli piace, guarda, pum, ecco. Sì, ci sono dei gatti molto dispettosi, questo sì, sicuramente. Sì, così come parlavamo con Franco del fatto che nella struttura di Edica si cerca di dare la massima ospitalità, cercando di dare dei comfort al gatto che ovviamente è fuori dal suo ambiente di comfort, dal suo ambiente casalingo. È vero, è verissimo. Allora, mi sarebbe piaciuto parlare di come gestire l'ansia da separazione, però purtroppo un imprevisto non ci ha permesso di collegarci con il dottor Fortunato, magari lo avremo in qualche altra occasione per parlare di questo. Però proprio un accenno, anche se lei, io ho capito che la dottoressa Rotolo è un po' multidisciplinare, non lo vuole dire, però insomma è così. La separazione è difficile sia per l'uomo che per l'animale, forse più per l'animale che per l'uomo. Sicuramente, considerate che è stata vissuta dai nostri animali, per esempio, dopo la quarantena. Questa quarantena che ci ha costretto a casa per il Covid ha creato ovviamente un legame strettissimo e una convivenza strettissima con i nostri animali in quei giorni. Cosa che ovviamente è scomparsa quando poi noi siamo stati liberati da questa situazione, da questi arresti domiciliari e siamo tornati alle nostre vite. Gli animali sono sempre rimasti dove erano, con la differenza che ovviamente non hanno più avuto quel legame stretto con noi. Per cui parlavamo proprio con Domenico di trattare questo argomento perché molti animali ne hanno risentito del ritorno alla nostra normalità. Certo, magari non ce ne accorgiamo neanche, no? Assolutamente, assolutamente. Siamo stati molto più disponibili e più attenti nel periodo di quarantena sui nostri pet rispetto alla normalità, quando la vita frenetica poi ci porta al lavoro, insomma, a sbrigarci tutte le varie situazioni. Così come l'animale è quello che soffre quando noi lo lasciamo per una vacanza. Quindi quello che io posso consigliare è, se è possibile, riguardo al cane, sempre che sia un cane ovviamente gestibile in merito alla taglia, di portarlo, se ovviamente non andiamo a fare il viaggio più stressante del mondo, possiamo tranquillamente anche programmare una vacanza mettendo in considerazione il fatto che porteremo con noi. Ci sono tante strutture che ormai accettano il cane. Quindi, ma anche nei trasporti ci sono meno difficoltà, mi pare, no? Assolutamente, assolutamente sì. Quindi ormai più o meno il cane si può spostare con serenità. Per quanto riguarda il gatto, ovviamente è una cosa diversa. Un proprietario di gatto non gli consiglierei mai di portare il gatto in vacanza. Questo è ovviamente un mio pensiero. Perché penso di conoscere la specie abbastanza bene e so che il gatto
non gliene frega proprio niente di stare con noi in un momento in cui noi siamo lontani da casa e lo spostiamo col trasportino e dobbiamo cambiare appartamento, eccetera. Cioè si stresserebbe soltanto. Condivide l'annino, mi pare, no Franco? Confermo, confermo. Il gatto odia viaggiare, imparatelo, odia viaggiare. Lo so, ne ho avuto qualche esperienza che mi piangevano proprio in macchina da fare paura. A parte lo stress che giustamente procura. Ma poi anche... sono abitudinari, no? Loro hanno bisogno dei loro spazi, dei loro odori, delle loro situazioni, insomma, dei loro cuscini, delle loro coperte, delle cose. Poi anche i cani, non è che i cani proprio vanno, impazziscono se li sposti da una cosa, però si adeguano un po' di più, sono più vicini all'uomo. Va bene. Allora, appuntamento, ricordiamo le cose fondamentali per il rifugio, per dare una mano al rifugio Pola Narzisi. Franco. Sì, c'è appunto il classico 5 per 1000, che è una cosa che a voi non costa nulla, al contribuente non costa nulla, e anziché, come dire, ritornarlo allo Stato, perché se non si sceglie un'associazione a cui dare il 5 per 1000, i soldi lo stesso vanno allo Stato, tanto vale aiutare un'associazione che appunto... E qui lo dico appunto non per vantarmi, ma i nostri gatti, i nostri che poi sono tutti gatti di strada, perché aiutiamo a 360 gradi situazioni di gatti. Ricordo proprio in questi giorni ho fatto un recupero di un gatto persiano smarrito, che tra l'altro è stato ritrovato il padrone poche ore fa, è in vacanza all'estero, e già all'estero ha scoperto che il suo gatto si era perduto ed è stato ritrovato. E poi aiuti appunto in tutti i termini, dalla scatoletta, le collette alimentari. Ricordo per esempio che sabato prossimo c'è la colletta alimentare al Cat Center di Vilardo, di via Abruzzi, e poi anche donazioni di qualunque tipo, in denaro, proprio in natura, ma anche lenzuola, coperte, cose. Chi sente il bisogno di donare con un gesto un po' d'amore ai nostri piccoli? Allora, per la dottoressa, intanto ci hanno mandato pure delle foto, ci mandano pure le foto degli animali adesso. E poi ci salutano dal Belgio perché ci seguono in streaming sulla nostra piattaforma. Insomma, va bene. Siamo molto contenti perché questo tipo di trasmissioni sono anche questo, come tutto il resto che facciamo alla fine a 19 Live, è un servizio pubblico. Grazie e alla prossima naturalmente a Franco Lannino, presidente dell'Ediga, e alla dottoressa Laura Rotolo, medico veterinario, che ha una passione e una missione più che altro, lei è quello, e traspare il grande amore che ha per gli animali. Grazie, alla prossima, a presto. Grazie. Grazie. Allora, noi si continua a 19 Live per quanto riguarda questo argomento, si ferma qui, ma tra poco arriverà 19 Play, condotto magistralmente come sempre da Alessandra Costanza, che ha dedicato un meraviglioso speciale alla grande Raffaella Carrà, e avrà tra gli ospiti Enzo Paolo Turchi, Renato Tomasino, Vassili Sortino, noto giornalista, e Davorin Cordone, insomma tutti i testimonial di questo grande personaggio che ha regalato veramente un modo di fare spettacolo, televisione, teatro, musica, che difficilmente, anzi inevitabilmente, non dimenticheremo mai. Lo speciale è su Raffaella Carrà, tra poco 19 Play con Alessandra Costanza. Mi sento tutto smosso, lo bevi bello fresco, mi sento il fuoco addosso. Amarone ma fisso, ti picchio, ti conquisto, una volta che mi assaggi tu non mi lasci più. Attenzione, può suscitare effetti di autoconvincimento e fissazioni varie, bevi responsabilmente. www.unimafisso.it o su Facebook. PCS Italia, professionisti nel settore pulizia e sanificazione ambientale. PCS Italia, opere di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, giardinaggio e potature per spazi privati e pubblici. PCS Italia, per informazioni preventivi gratuiti 091 691 1327 o 391 466 98 32 o visita il sito pcsitalia.it.
la tua pubblicità su TeleOne, telefona allo 091 96 11 08. Benvenuti a 19 Play, il nostro spazio dedicato alla musica, al teatro e agli eventi, naturalmente in onda sul 19 TeleOne. Vogliamo dedicare la puntata di oggi a Raffaella Carrà, la regina indiscussa della TV italiana. È stata una grande professionista, sprezzante di energia, piena di talento e amore per il suo lavoro e per il suo pubblico. È stato un riferimento per tutte le donne dello spettacolo italiano ed ha anche rivoluzionato il costume italiano con leggerezza senza essere mai volgare. Un talento riconosciuto a livello internazionale. Una donna che però non si è mai vantata di essere una diva, è sempre stata semplice e garbata ed è questo che l'ha fatta amare dal suo pubblico. Oggi, per ricordarla, con noi un suo grande amico, Enzo Paolo Turchi, che è stato anche il coreografo che ha ideato il ballo Tuca Tuca, che è impresso nella nostra memoria e che ha fatto la storia della TV italiana. Benvenuto Enzo! Ciao a tutti! Enzo, innanzitutto un ricordo della tua amica Raffaella. Un ricordo, uno è io ho tutta la mia vita piena di ricordi di Raffaella. Diciamo che un ricordo di Raffaella è gli inizi, quando abbiamo iniziato la carriera, che abbiamo iniziato insieme come coppia sia in Italia che all'estero, e lì sono stati momenti bellissimi, come sono stati momenti di paura quando abbiamo fatto per la prima volta il Tuca Tuca, che i dirigenti di Viale Mazzini della RAI ci dissero: è uno scandalo, bloccate tutto. E allora abbiamo detto: mo qui ci licenziano tutti. Ma infatti alla terza puntata è stato censurato, poi è stato riportato nuovamente sul palcoscenico con la performance di Alberto Sordi. Diciamo che Alberto Sordi ci ha salvato, perché grazie a lui poi dopo non potevano dire niente, perché Alberto Sordi era Alberto Sordi, quindi e alla fine poi hanno capito che era niente di diciamo di osè, di grave. Al giorno d'oggi fa ridere, diciamo, un ballo che Italia così. Era quella che Italia era, che aria si respirava, era l'Italia che voleva conoscere un nuovo mondo, perché ancora veniva dal dopoguerra, perché il dopoguerra non è che dopo due anni era finito, era un'Italia che voleva crescere con dimostrando le qualità che ha l'Italia, perché l'Italia, io che ho vissuto molto in parecchi paesi, molto belli, adoro tutto, ma l'Italia è l'Italia, l'Italia è un paese che non deve, come si può dire, non gli manca niente. Noi abbiamo un paese dove dalla cultura, dall'arte, artigianato, agricoltura, abbiamo tutto. Abbiamo la Sicilia che si può sciare guardando il mare, che cioè, tu ami particolarmente, tra l'altro. Amo particolarmente, io amo la Sicilia, amo il sud, amo l'Italia, ma diciamo che da Napoli in giù c'è un pochino più d'amore, perché essendo terrone sono così, amo il sud. Ma come si fa a non amare il sud, come, voglio dire questo? Enzo, come coreografo, come ti è venuto in mente di ideare questo ballo? Cioè ti avevano dato una direzione, qualcosa? Ti spiego subito, questo ballo non l'ho ideato io, è nato tutto per caso a casa di Raffaella, perché una volta si facevano le riunioni, si lavorava anche di sera dopo le prove, stavamo a casa di Raffaella. L'idea è venuta a Gianni Boncompagni, che ha detto perché non fate un ballo semplice che possono ballare tutti. Lui era un genio, ci aveva subito preso sempre lui. C'era Gino Landi, che all'epoca era il coreografo, e ha detto: vabbè, facciamo dei passi. Anzi, Gino voleva fare una cosa un po' più difficile, e Gianni disse: no, dovete solo appena fare una cosa che tutti la possono fare. C'era il maestro Pisano, che aveva fatto la musica,
C'era un insieme di cose, però io quello che ho precisato anche alcuni giorni fa, il Tuca Tuca ha avuto il successo non perché era un ballo particolare, ma perché l'ha fatto Raffaella, e devo dire anche un pochino io, perché era una bella coppia, eravamo come fratelli e sorelle, fratello e sorella, quindi è lei che ha sdoganato questo ballo e l'ha portato in tutto il mondo, e la gente l'accettava perché lo faceva lei. Sì, tra l'altro era ricordata all'estero come Raffa Rai, cioè tutti la ricordano con questo nome. Ma sì. Voi vi conoscevate da tantissimo tempo, vi siete conosciuti proprio ragazzini, e tu non l'hai conosciuta in veste di coreografo, in un altro programma dove eri molto più piccolo. Ma noi ci siamo conosciuti in un programma natalizio, tu forse non ti ricordi, ma una volta si facevano i programmi per i ragazzi a Natale, e lei faceva la Fatina e io facevo un bambino che cantava. Ti dico tutto, cioè proprio tutt'altra cosa. E da lì poi ci siamo rivisti, ci siamo frequentati, e poi ecco, è nata la Canzonissima, quella che io ero primo ballerino a San Carlo di Napoli, di danza classica. E devo dire che quella Canzonissima cambiò un po' gli schemi della televisione, della rivista, del varietà, perché lei fece la star che ballava, cantava, si buttava. Io il primo ballerino che non era più il boys, ma avevo portato la tecnica da ballerino. Cambiò un po' tutto. Lei non era solo la star che scendeva le scale, togliendoci tanto di cappello con le star di prima, ma era la star che ballava, cantava, conduceva, spiegava, intervistava. Questo ha portato lei la novità in televisione della star. In questa puntata su Raffaella Carrà abbiamo tanti contributi video. Uno è quello di Renato Tomasino, che è stato direttore di Film Critica, ex docente e coordinatore del DAMS di Palermo, che ha scritto tantissimi libri, tra cui un libro di prossima uscita che parla di Raffaella Carrà e delle Showgirl. Lui ci farà un estratto di quello che è stato la carriera di Raffaella in Rai e le sue caratteristiche come donna di spettacolo italiana. Vediamo. Queste caratteristiche che hanno contraddistinto Raffaella, che ho avuto occasione di conoscere personalmente al Teatro delle Vittorie a Roma, sono estremamente pop. Questo talento, che è stato, diciamo, apprezzato immediatamente dal grande pubblico, non l'è stato dalla critica. È abituata a distinguere tra pratiche basse e pratiche alte. E secondo questa critica, quello che faceva Raffaella era pratica bassa. Ecco perché si è faticato tanto ad apprezzare il talento di Raffaella, che è invece un talento enorme. È un talento ora diventato addirittura storico, per non dire archeologico, perché il varietà nel XXI secolo, il varietà televisivo in Italia non esiste più. Lei era l'ideatrice di progetti che poi si sono rivelati formidabili dal punto di vista della presa sul pubblico. Il famoso episodio dei fagioli, no? La conta dei fagioli, che ha appassionato tutta quanta l'Italia, l'incontro con personaggi anonimi, ma che avevano storie di vita da raccontare, angosce, persone da ritrovare. Era un personaggio totale sulla scena, e si vedeva che fosse un personaggio totale, perché appunto il suo talento veniva fuori in tutte queste qualità, queste prerogative del performer di varietà, non in una sola. Non ultimo, diciamo, la seduzione. Nuovamente studio con 19 Play. La puntata di oggi è tutta dedicata a Raffaella Carrà, la regina indiscussa della TV italiana. Abbiamo appena sentito un contributo video di Renato Tomasino, docente di scienze del teatro e dello spettacolo, che ha parlato della sua carriera e dei programmi Rai, e in studio con noi abbiamo il suo amico,
Enzo Paolo Turchi, che parla della sua carriera e anche un ricordo di lei come sua amica. Enzo, come si preparava Raffaella a questi programmi? Raffaella non si preparava, lei viveva il programma, cioè dal momento che si decideva si fa questo programma, lei dal mattino alla sera, la notte, era un continuo studiare le situazioni, addirittura con Carramba mi diceva veramente lei sapeva tutto della vita delle persone che si facevano la carrambata e tutto quanto. Mentre quando c'erano i balletti lei era la prima ad arrivare in sala prove e non si muoveva di là finché non veniva perfetto, anzi era pure troppo delle volte, perché veramente distrutti, ma continuavamo a lavorare e aveva sempre ragione lei, credimi, non ha mai sbagliato niente, perché lei valutava tutto. L'unica cosa che ti posso dire di Raffaella, bella, così lei era una persona che non sopportava le persone false. Lei ho visto mandare via delle persone che fingevano di essere amica sua o fingevano di collaborare. Le ho viste prendere, adesso tu esci, e non li ha mai più voluti vedere. Lei era così, ecco, e questa era veramente una cosa bellissima, bellissima. Perché era una persona semplice comunque, come la vedevamo, sì, no? In TV, sì. E riusciva a entrare in empatia con gli altri. Quindi secondo me le sue lacrime di commozione a Carramba erano vere, oppure nel programma Amore? Tutto vere, mai mettere in discussione che si poteva fingere in un programma televisivo, e questo lo posso garantire io che ci ho veramente lavorato per 20 anni. Carramba, Che Sorpresa, che poi è stato Che Fortuna con la Lotteria o Amore. Ricordiamo che a livello di conduzione e come erano strutturati erano dei programmi molto difficili. Sia da realizzare, ma anche azzardati, perché di solito un programma del genere messo in mano ad altri conduttori non avrebbe avuto lo stesso successo. Sicuro, perché lei viveva il programma e viveva le storie in un modo incredibile, veramente con il cuore e con tutto. E infatti all'inizio ci fu pure piccolo problema, che lei poi l'ha detto anche in televisione, e ha detto che qualcuno aveva detto, qualche giornalista, che era un po' storie, qualcuna era finta. Lei si incavolò in un modo incredibile, in diretta l'ha detto: non vi permettete di dire una cosa del genere, perché lei veramente era pura nel mondo dello spettacolo, poche persone ho visto sincere e pure come lei. Insieme avete girato il mondo per gli spettacoli, avete mai avuto qualche incomprensione, qualche discussione? Io con lei una volta solo abbiamo, diciamo, litigato, ma non litigato, è lei che quasi non mi ha voluto parlare per 2 anni. Addirittura? Quando... Sì. Ecco per la purezza di Raffaella. Quando io nel 73 credo ho ballato con un'altra star che poi era una mia fidanzata all'epoca, e lei questa cosa non gli è andata giù proprio. Era gelosa, sì, una gelosissima. Donna gelosa. Sì, gelosissima, perché non era proprio. E poi è stata gelosa di Carmen? No. Quando io mi sono messo con Carmen, lei ha detto una cosa, ha detto: finalmente hai trovato la ragazza giusta. Quindi dice: bravo, hai messo la testa a posto, perché io ero un po' così. Un po' un playboy dell'epoca allora. No, ero così, come tutti i ragazzi, è chiaro. Volevi insomma cambiare, amavi cambiare. Sì. E invece Carmen è mai stata gelosa del rapporto che avevate tu e Raffaella? No, assolutamente. Carmen poi ci ha lavorato in Spagna per altre cose, perché anche Carmen lavorava in Spagna, quindi assolutamente no, la stima di Raffaella, no, assolutamente, proprio niente, erano amiche.
Allora, Raffaella Carrà è stata resa celebre da Corrado, ha lavorato con Pippo Baudo, sicuramente anche celebre per tutto il lavoro che ha fatto su di lei Gianni Boncompagni, ma anche lavorato giovanissima con Renzo Arbore. Sentiamo il biografo di Arbore, che è anche un giornalista di spettacolo, Vassili Sortino, che ci parla del rapporto di Raffaella Carrà con Arbore in Alto Gradimento. È un rapporto che nasce anzitutto grazie a Gianni Boncompagni, che della Carrà è stato compagno, e poi di conseguenza, essendo amico di Arbore, i due si sono conosciuti e hanno lavorato insieme. Tieni conto che quando Arbore stava con Mariangela Melato facevano le uscite a quattro, quindi erano due coppie di amici che uscivano, e poi professionalmente stavano sempre insieme e si cercavano di aiutare l'un l'altro a livello televisivo, radiofonico e un po' di tutto. Poi c'è da dire che la Carrà è stata una delle pochissime ospiti storiche di Alto Gradimento, perché Alto Gradimento era proprio un programma nelle mani dei quattro maschi, quindi Arbore, Boncompagni, Bracardi e Marenco. Lei invece ebbe una parte in Alto Gradimento, fece qualche puntata, la sua fu la parte di un omosessuale dirigente Rai che era spudoratamente innamorato di Arbore e Boncompagni, e i due si dovevano sottomettere alle sue richieste. C'era un rapporto privato che era figlio di questa amicizia che nasceva tra Arbore e Boncompagni anzitutto, poi di conseguenza tra la Melato e la Carrà, e poi diciamo c'è stato anche un periodo di convivenza. Ricordiamo sempre che c'è stato un momento in cui nello stesso palazzo vivevano un sacco di artisti che erano Arbore, Boncompagni, la Carrà, la Melato, Battisti, Califano, quindi tutta gente di un certo livello che ha saputo anche scambiarsi o intercambiarsi direttamente o indirettamente amicizie e lavori. Renzo Arbore era un po' critico sulle canzoni che Boncompagni scriveva sulla Carrà, tipo "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù". Era critico, però alla fine diciamo che negli ultimi tempi si è un po' pentito di averlo detto, nel senso che effettivamente a suo modo erano canzoni leggere e nonsense, però il successo mondiale parla da solo. Su internet troviamo una chicca del 1969 dove c'è una Carrà giovanissima che cade all'interno del programma di Arbore. Nello specifico lo potete trovare su YouTube se sapete cercare bene, e si nota anche la professionalità di questa ragazza che allora non aveva neanche 30 anni, che si cade però riesce a suo modo a rialzarsi, ma anche a non pare accorgere che ha fatto un errore, quindi è il bello dello spettacolo, lei che insomma riesce a fare l'artista in pieno. Nuovamente studio con 19 Play, la nostra puntata di oggi è tutta esclusivamente dedicata a Raffaella Carrà, con noi Enzo Paolo Turchi. Enzo, in questi giorni dopo il funerale di Raffaella si parla molto di chi può essere la sua sostituta, secondo me è impensabile, però c'è qualcuna nel panorama italiano che secondo te potrebbe far ripensare a lei? No, assolutamente no, perché lei era unica. Io quello che posso dire, ci saranno altre star bravissime, tutto, ma come Raffaella, ma non c'è, perché nell'arte non c'è chi è più bravo o meno bravo, non c'è, nell'arte non ci sono le gare, la concorrenza nell'arte non ci può essere, perché la concorrenza sta ai supermercati con i pelati, la pasta, questa roba qui, ma nell'arte no, assolutamente. Ci saranno altre star, ma come Raffaella no. L'unica cosa che posso dire ai giovani: prendete Raffaella come esempio, la sua carriera che vi può servire per poi fare la vostra, attualizzandola, mettendola sulle vostre, come si può dire, nel vostro fisico e le vostre capacità, e quello che è il settore canto, ballo, però guardate il percorso di Raffaella e come l'ha fatto seriamente. E dico pure questo ai giovani: guardate che il nostro mondo, il mondo dell'arte, è una cosa seria, non è un gioco, non è un video che fa l'artista. Attenzione, è l'artista che poi fa il video, e c'è una differenza. Non guardiamo che adesso abbiamo la possibilità di andare su internet e mettere qualsiasi cosa, perché internet è un bellissimo mezzo, va benissimo, i social vanno benissimo, ma ci deve essere sempre tutto il resto, perché diventare solo famosi su internet è come diventare milionari al Monopoli. È finto,
Ci vuole sempre finto. Uno studio dietro, se si vuole rimanere nel tempo, se si vuole essere ricordati. Esatto. Dico, lei è stato un esempio. È molto importante, bisogna saper fare, bisogna essere bravi, studiare sempre, non basta una vita per sapere tutto. C'è sempre, ogni giorno, studiare, migliorare e non deludere il pubblico, perché senza il pubblico il nostro mondo è finito. Allora, diciamo che all'interno della TV italiana ci sono molte donne preparate, una di queste che ricordo è la Guaccero, la Utieri, che sanno cantare, ballare, presentare, però sì. Nessuna riesce a uscire come icona, come usciva lei, ma perché? Guarda, io ti dico una cosa, stranamente le star sono finite negli anni 2000, perché la star, quella che si vedeva il sabato sera, sono finite con la Cuccarini, con Carmen, con la Parisi, perché dopo purtroppo c'è stato un blocco. Questo blocco ha fatto in modo che le ragazze e il pubblico pure non vedevano più la star in un certo modo, vedevano la star vicino al grande presentatore a Sanremo, che non faceva, quindi la Guaccero, tutte queste ragazze, diciamo giovani, trovano difficoltà a fare oggi un programma perché non c'è più il ruolo, non glielo fanno fare, non possono dimostrare quello che sanno fare, cantano ogni tanto una canzone, ma non è la star che scende dalle scale e fa il numero con i ballerini e tutto. Ormai è finita, speriamo che riprenda piano piano, perché i giovani d'oggi sono bravi, ce ne sono certi veramente con una competenza, con una bravura, una tecnica incredibile. Quindi il problema è alla base, agli autori e alla produzione. Il problema neanche gli autori, perché non voglio dare colpa a nessuno, però oggi i format purtroppo hanno annullato il conduttore. Una volta un programma televisivo si prendeva una ragazza, ecco, come te, si vedeva che aveva delle possibilità per fare e si creava il programma su di te, sulla ragazza, sul personaggio. Oggi no, si prende il format e si vede chi è che c'ha meno, è uno che deve saper fare questo lavoro e lo mettiamo lì, ma importante è il programma, perché già ha avuto successo in mezzo mondo, quindi si annulla la personalità del conduttore e noi li vediamo i format, cambiamo i conduttori, ma il format funziona. L'ultimo è stato sempre Gianni Boncompagni, diciamo. Gianni Arbore, è stato sempre lui. Fino agli anni 2000 sì. Si faceva il programma, anche a Mediaset, devo dire, si facevano i programmi, abbiamo fatto Risatissima, Previsionatissima, con le star, con Carmen, la Boucher, c'erano, mi ricordo tante, che si creava su di loro. Lorella. Sì, infatti, Lorella Cuccarini. Siamo lì, diciamo, forse l'ultima è stata Lorella. Sì, sono questo gruppo qui. Sono queste qui che sono finite, che ancora oggi però quando vanno in onda i balletti hanno ascolto, quindi quando si fa in televisione fa ascolto. Si dovrebbe pensare quindi, anche a questo, infatti. Perché allora il pubblico vuole lo spettacolo. Ormai diciamo che anche la politica è entrata un po' dappertutto, che questo da una parte va bene, però da un'altra ha annullato quello che era il comico, quello che era il balletto, lo sketch, il cantante, questo, l'intervista giusta, Enzo. Si è mischiato tutto. Abbiamo parlato di Raffaella Carrà come icona e sicuramente i costumi l'hanno resa tale. Davori in Cordone, che è un fashion designer ed uno stilista d'alta moda conosciuto in tutta Italia, parla del suo look inconfondibile e soprattutto dei costumi di Luca Sabatelli che ha creato per lei. Vediamo. È impossibile pensare a Raffaella Carrà senza che ci venga subito in mente il suo intramontabile caschetto, uno dei suoi meravigliosi look. Ha lasciato un contributo veramente indelebile per ciò che riguarda la moda e il costume, oltre che la musica e la televisione.
e il suo stile è intramontabile, di donna forte, sicura di sé, decisa, sensuale, eccentrica, ironica, elegante, ma soprattutto libera. Non ha mai avuto paura di usare, questa l'ha resa precursore di tante tendenze, nonché grandissima icona di stile e moda. È indimenticabile anche il suo rapporto con il costumista Luca Sabatelli, insieme hanno creato dei look che passeranno veramente alla storia. Ma la cosa meravigliosa della Carrà e del suo stile è il fatto che, nonostante le paillette, le piume, le spalline, tutto ciò che fosse eccentrico, non erano mai abiti protagonisti, sono sempre stati un'estensione della sua personalità, un'estensione della sua performance. È sempre stata lei che indossava i capi, che vestiva i capi, e non il contrario, cosa che può facilmente capitare quando ci sono dei look così forti. Lei sarà sicuramente per sempre l'ispirazione per tutti. Noi continueremo a ricordarla con la sua estrema energia, con il suo sorriso super solare, e continuerà a ispirare tantissime generazioni, soprattutto di designer come me. Nuovamente in studio con 19 Play. La puntata di oggi è tutta dedicata a Raffaella Carrà, con noi Enzo Paolo Turchi. Enzo, abbiamo parlato di questi costumi di Raffaella, ma li sceglieva lei o si fidava ciecamente dei costumisti? Allora no, c'era un discorso un po' diverso prima, perché si diceva: noi dobbiamo fare dei costumi per che cosa? Per il balletto? Bene, il balletto che cos'è? Fatto in questo modo. Lei dice: vorrei una cosa così. Poi Luca Sabatelli, prima ancora, con la Bucci, che non c'è più, bravissimi costumisti. L'importante era fare un costume adatto a quella situazione, bello, e che non aveva messo mai nessuno. Lei si fidava, non era critica: no, non mi piace, mi fa più grossa, mi si vede la pancia, non mi si vede la pancia. Devo dire, senza togliere i costumisti di oggi, ma i costumisti di una volta sapevano stare con le star. Sicuramente non Sabatelli con la Bucci non facevano qualcosa che stava male a Raffaella o un'altra star. Non loro era mai in imbarazzo, insomma. No, non si mettevano, anche quella che poteva avere dei piccoli difetti fisici, una star che aveva, loro sapevano giostrare benissimo, poi facevano i bozzetti. Fatto il bozzetto con tutte le stoffe vicino che sceglievano, e da lì si diceva, lei, giustamente Raffaella e le altre dicevano: questo no, non mi piace questo colore, preferisco quest'altro, però loro davano l'alternativa per la scelta. Lei amava molto il bianco. Bianco, lei amava rosso. Il bianco e rosso, rosso. E poi il giallo, abbiamo visto tutti questi fiori gialli per il funerale. Sì, sì, lei non amava le rose rosse, sì. Ma sì, sì. Hai vissuto giorni scorsi il funerale di Raffaella? Sì, sì. Che emozioni ti hanno attraversato? Guarda, stiamo quei giorni sono stati, sì, sono stati giorni incredibili, perché quando andavo ospite, appena saputo nei programmi, rivedi il balletto tutto, allora inizi a stare male, però è un male diverso. Il momento che tu vedi lì la salma con in chiesa e tutto, e lì ti casca il mondo, dice: è finita veramente. Lei ha voluto una bara semplice, cioè una grande diva come lei ha voluto una bara semplice. Sì, sì, ma lei era grande, sapeva gestire la sua immagine e gestire il mondo dello spettacolo, perché lei ha gestito il mondo dello spettacolo cambiando dei sistemi, valorizzando le donne in un modo incredibile, e tutte le altre categorie, dai gay, tutto, lei è stata veramente eccezionale. In Spagna la amavano, perché poi in Spagna c'è stata sempre anche la situazione dei gay, c'è stata la dittatura fine degli anni 73-74, quindi erano visti. Lei ha ridato un passepartout a tutti, per aprire è un mondo diverso e che tutti vanno rispettati e capiti. Amata da tutti, apprezzata a livello internazionale, ricordiamo, e ora lo vedremo come filmato finale, come saluto, perché siamo giunti al termine, apprezzata anche da Bob Sinclair, che ha fatto un featuring con lei, che è stato famosissimo anche perché è stato colonna sonora del film di Sorrentino, La grande bellezza, che poi ha vinto l'Oscar.
Io ti ringrazio, Enzo, per Grazie essere a stato te con e a noi, aver tutti. condiviso le tue emozioni. Grazie, grazie, un saluto carissimo a te, a tutto lo studio, a tutti quelli che lavorano dietro, che come sempre io li ringrazio perché sempre senza di loro noi speriamo. Non possiamo andare in onda, è vero. Non possiamo andare in onda. È vero. Ti ringrazio, vi saluto come dicevo poc'anzi con la hit A far l'amore comincio tu di Bob Sinclair e Raffaella Carrà. Grazie e alla prossima.